Conferma l'edizione dei record, quella 2016 del Carnevale di Fano, che domenica 15 maggio ha sancito un altro numero da capogiro, l'affluenza al voto dei soci chiamati alle urne per il rinnovo degli organi direttivi. 1142 i tesserati che dalle 9 alle ore 15 si sono recati nell'ex chiesa di Santa Maria del Suffragio, dove si è tenuta l'assemblea alla presenza di centinaia di iscritti. Dopo i saluti e i ringraziamenti del presidente uscente Luciano Cecchini, ha preso parola Fabiola Pacassoni, rappresentante dell'omonimo comitato nato di recente. Un messaggio ai presenti è stato dato anche dai soci, Sergio Schiaroli, Marco Boni, Alfredo Pacassoni e Alberto Berardi. Sono state ore impegnative per gli elettori e gli scrutatori che hanno dovuto far fronte alla gestione di un evento definito complicato. Cecchini infatti si è scusato per i tempi di attesa per il voto e per i momenti di tensione avvenuti durante la mattinata, come si può ascoltare anche da questo file l'audio. Io chiamo i carabinieri, chiamo i carabinieri. Quale l'assetto? Andate, fuori l'assetto per vedere il schermo. A minacciare di chiamare i carabinieri è stato il presidente di seggio Eugenio Ruben Mariotti, che ha annotato la consegna di deleghe all'interno del seggio. Mariotti in queste ore sta guidando i 10 volontari che proseguono con lo scrutinio, rallentato a causa dell'alta affluenza e della complessità del voto. Al momento, anche se l'ufficialità verrà data a seggio chiuso dal presidente dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, notario Dario Colangeli, sono stati comunicati i nomi dei 5 sindaci revisori e dei 5 probiviri. Del primo fanno parte Giorgio Gragnola, Enrico Maria Regnier e Stefano Curina, supplenti Igino Simoncini e Stefano Zaffiri. Per i probiviri invece Alberto Berardi, Pierluigi Piccinetti e Franco Pelonghini, i supplenti Maurizio Misuriello e Mauro Pagnottella. A fine scrutinio verranno annunciati anche i 18 membri che andranno a formare il nuovo consiglio direttivo dell'ente.